L'albo pretorio, o secondo me meglio, albo della scuola, l'ho costruito con Drupal 7. Cliccando sulla voce di menu Albo della scuola, si accede alla vista Albo della scuola documenti in corso di pubblicazione. In questa vista è possibile filtrare i documenti per anno, ricercarli per titolo, basta una parola, filtrarli per categoria. La vista è tabellare. Ho il numero in albo, la data del documento, il titolo del documento, la data di inizio pubblicazione, di fine pubblicazione e la categoria in cui ho inserito il documento. Dalla vista Albo della scuola documenti in corso di pubblicazione posso accedere all'albo storico. Nella vista Albo storico sono reperibili i documenti con data di fine pubblicazione scaduta. Anche qui posso filtrare per anno, cercare per titolo, filtrare per categoria. La vista tabellare è esattamente uguale alla precedente. Contestualmente alle due viste, albo storico e albo della scuola, nella colonna di destra compaiono tre blocchi. Le voci di menu del primo blocco si riferiscono alle categorie contenute in albo della scuola documenti in corso di pubblicazione. Nel secondo blocco, le voci di menu si riferiscono alle categorie contenute in albo storico. Nel terzo blocco, invece, le voci di menu portano a viste dei documenti contenuti nell'albo storico organizzate per anni. In qualsiasi vista, cliccando sul titolo di un documento, si raggiunge un pannello. Nel pannello trovo la categoria in cui è inserito il documento, il numero in albo che viene segnato automaticamente dal sistema prendendo l'ID del nodo più l'anno, il nome del documento, il numero di protocollo, la data di emissione del documento, la data di inizio pubblicazione e di fine pubblicazione. Ho fatto in modo che il sistema al salvataggio nomini il nodo utilizzando l'ID del nodo che è univoco più l'anno più il titolo del nodo. La stessa cosa per gli allegati che vengono nominati in modo automatico dal sistema riprendendo l'ID del nodo più l'anno più il nome del file. Nel pannello ho messo anche due link di ritorno o all'albo della scuola o all'albo storico. Per inserire un documento in albo, ho preparato un tipo di contenuto che ho chiamato albo. Il redattore deve selezionare l'anno, la categoria in albo della scuola, la categoria in albo storico. Inserire il titolo del documento, il numero di protocollo, la data del documento, la data di inizio pubblicazione del documento, la data di fine pubblicazione del documento, che in genere dovrebbe essere di 15 giorni dopo. Aggiungere eventuali note o informazioni. Caricare l'allegato. Aggiungere un'eventuale descrizione all'allegato, compilare i campi meta, eseguire
ed eventualmente indicare ai robot che non devono archiviare e indicizzare il documento. In impostazioni, in opzioni di pianificazione, il redattore inserisce la data di spubblicazione del documento in modo che il documento non sia più visibile agli anonimi né nell'archivio storico né in albo della scuola. Quindi salvare il documento. Ora in albo della scuola dovrei ritrovare il documento pubblicato in prima posizione. L'amministratore o gli utenti autenticati che ne hanno ricevuto il permesso possono accedere all'albo riservato. In albo riservato sono presenti tutti i documenti, documenti in corso di pubblicazione, documenti con data di fine pubblicazione scaduta, ma anche i documenti spubblicati. Il tipo di documento pubblicato o spubblicato può essere filtrato e quindi eliminato dal sito con tutti i suoi allegati. Questa chiaramente è una prima bozza, dell'albo della scuola suscettibile di ulteriori miglioramenti.